Che schifo. Io sono Davide, benvenuto nel mio canale. Che dire, devo fare il video pure delle qualifiche della Formula 1 e del MotoGP, ma non lo faccio perché sono troppo nervoso, sono troppo schifato. Comunque, Verstappen ha vinto, ha preso la pole, Leclerc è arrivato secondo e Sainz è arrivato terzo nelle qualifiche. Domani vediamo l'altro il Gran Premio. In MotoGP Miller ha preso la pole position. Oggi mi sembrava che dovevamo fare una bella giornata di calcio, perché io dico sempre, c'è sempre, si può pure perdere, e alziamo le mani, si può pure perdere, si può pure vincere, si può pure pareggiare, però non con questo schifo, non con questo schifo. Se oggi c'è una squadra, se oggi c'era una squadra che meritava di vincere, questa squadra era la Fiorentina. Oggi sono per la Fiorentina 2 punti persi, non abbiamo recuperato un punto con Milik che ha segnato pochi minuti, abbiamo avuto il nostro calcio d'angolo. Hanno fatto il gol in contropiede e poi il rigore. Un'altra cosa sul rigore. 5 minuti per freschiare un rigore. E dove siamo arrivati? 5 minuti per freschiare un rigore. 5 minuti? E se lì segniamo dopo 5 minuti cosa succede? Poi c'è stato Perin che oggi ci ha salvato. Noi abbiamo, secondo me, abbiamo il miglior secondo portiere della Serie A. Forse non abbiamo il primo, però abbiamo il miglior secondo portiere della Serie A. E altre cose che dire. Uno schifo totale. Vlaovic tutto, 80 minuti Vlaovic in panchina. Vlaovic in panchina. Per cosa? Per cosa? Perché andiamo a Parigi? Perché attenti, siamo con questa squadra, andiamo a Parigi e vinciamo. Ne prendiamo 5. Però abbiamo fatto ripassare Vlaovic per il Paris Saint-Germain, per prendere 5 per il Paris Saint-Germain. Per prendere 5. Mo mi toglierà che avrà un piccolo problema. Come fino a mercoledì non aveva problemi. Un piccolo problema, Di Maria lo toglie alla fine del primo tempo. Allora lo mette nel secondo, quando la Fiorentina è più stanca. Hai voluto Paredes, te l'hanno dato. Hai voluto Bentancur, hai voluto tutto di più. Hai tolto Bernadette, Dybala, Kulusevski, Bentancur, Arthur, Rovella, tutto quello che potevi togliere, gli hai tolto per vedere questo schifo. Questo schifo, perché questo è uno schifo, questo non ci sono parole, questo è uno schifo, questo è uno schifo. Tu sei contento di questo punto pare guadagnato? Allegri, sei contento di questo punto guadagnato? Io no, io mi vergogno, per la prima volta mi sono vergognato, perché questo schifo così non lo posso vedere. Si può perdere e vincere, ma questo schifo qui non lo posso vedere. Se il nostro allenatore è contento di questo schifo va bene, io non sono contento. Uno schifo totale, uno schifo totale, uno schifo totale. Contento, mo vorrà andare in conferenza, qua, là, pippo, po' cosa. Ti ha preso a pallonate, ti ha preso a pallonate, ti ha preso una prestazione da schifo, da schifo, da schifo, da schifo. Perché questo è lo schifo totale. Se questo è il gioco che sai fare, Allegri, vattene. Prendi 9 milioni per questo schifo, non si può vedere. Prendi questi 9 milioni per questo schifo, non lo puoi vedere. Vattene, basta, basta. Basta. Se vi piace, se questo video vi piace, mettete mi piace, andate al mio canale, iscrivetevi. Sulla campanellina, ma sono nervoso, che devo dire? Sto sudando, sto facendo, sono nervoso. Perché io non posso vedere questo schifo qui. Questi andando a Parigi ne prendono 5. Questi vanno a Parigi ne prendono 5. Ma non è la colpa dei giocatori. C'è qualcuno che può essere fuori con. Ma questa è la colpa sua. Questa è la colpa di Allegri. Uno schifo totale. Uno schifo totale. Uno schifo totale. Ok? Mi spiace dirlo. Allegri, hai fatto schifo. Domani faremo un video commento, però cercheremo di calmarci. Ma andiamo a vedere questo derby. Speriamo che ci divertiamo. Noi abbiamo fatto schifo. Ciao, da Davide.